Mi piacerebbe molto scrivere una commedia, ma non ci penso nemmeno. Ogni volta che ho provato a scrivere in capo una pagina, Piero, dov'è il mio cappello? Mi sono vergognata a morte e ho dovuto smettere, in preda a un acuto ribrezzo. Ora, queste sono parole sue, Natalia Ginzburg, che lei ha scritto su questa rivista di teatro qualche mese fa, cioè mi pare a maggio scorso. E adesso invece io sto dirigendo per il Teatro di Torino le prove di una sua commedia che si chiama Ti ho sposato per allegria. Insomma, nella mia esperienza personale io posso dire soltanto questo, che io credevo che gli ostacoli, che l'ostacolo principale per uno scrittore di romanzi, di commedie, nell'avvicinarsi al teatro fosse il linguaggio. E invece devo dire che il linguaggio non è stato un ostacolo per me, cioè non so, mi è stato facile ritrovare un linguaggio abbastanza parlato. L'unica cosa di cui sono sicura riguardo a questa commedia, di cui certo. Non sono affatto sicura, è che il linguaggio è un linguaggio parlato, non è un linguaggio letterario. Questo non era il problema. Il problema invece era un altro, cioè mi era difficile raccontare un personaggio semplicemente attraverso le battute del dialogo. Cioè uno scrittore di romanzi ha mille maniere di raccontare un personaggio, non so, racconta come è vestito, come ha gli occhi, come... E lì no, lì si può solo raccontare com'è attraverso le parole che lui dice. Questo era il problema essenziale, mi pare. E poi c'era un'altra cosa, cioè quello che ci rende difficile avvicinarci al teatro è proprio la questione del pubblico, cioè il rapporto col pubblico, perché quando si scrivono romanzi si ha un rapporto col pubblico molto così indistinto, confuso, cioè non è che si scrive per un pubblico preciso, si scrive per gli amici, per le persone a cui... Invisibile. Sì, invisibile, per le persone a cui abbiamo affetto. E invece... scrivendo per il teatro il pubblico si sente come una realtà pesante, corposa e così. E questo è una cosa che per chi scrive commedie e che non ne ha mai scritte è una cosa che dà un certo disagio. Certo, e io penso che appunto questo anche Natalia ha notato che c'è un riavvicinamento degli scrittori al teatro e questo forse è dovuto a un... Sì, perché ci sono delle commedie di Parise, ho visto anche in preparazione di Wilco, che insomma ci sono molti scrittori che sembrano lontani dal teatro, che già parlano di teatro. Questo fosse dovuto, penso io, così una ipotesi che lancio per quello che vale, a questa abbondanza editoriale che c'è stata in questi anni.